Buonasera a tutti, oggi vi parliamo di truffe online e di un caso specifico che ha riguardato un nostro assistito. Sono qui con il collega di studio Ismaele Brancaccio Buonasera a che tutti. ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda perché siamo riusciti, grazie alle tue investigazioni, a trovare l'identità del falso broker che ha preso i soldi del nostro assistito. Ovviamente dopo queste indagini abbiamo subito informato la Procura della Repubblica affinché riuscisse a identificare questa persona e ovviamente sottoporlo a processo affinché il nostro assistito potesse recuperare i soldi. Bando alle ciance, la domanda che ti faccio è come sei riuscito a identificare questa persona, il falso broker? Allora, partiamo da un presupposto. Le indagini in materia di truffe online sono indagini sempre molto complicate. Questo perché molto spesso queste persone si celano dietro finte identità, si nascondono al più con numeri di telefono che poi non sono associabili a queste persone e quindi diventa sempre più difficile smascherare queste persone e farle uscire dall'anonimato. Quindi è chiaro che il lavoro investigativo nell'ambito di una truffa online deve essere un lavoro certosino e andare a mirare sugli indizi, anche quando sono minimi e sembrano irrilevanti, che uno ha. Andare a lavorare proprio su quello. Perché sbagliano, commettono sempre un errore, anche i più grandi della storia hanno commesso gli errori. È così, E molto noi spesso. lavoriamo su quello, sul minimo errore. Bisogna lavorare sul minimo errore, perché loro sono convinti di operare nell'assoluto anonimato, sono convinti che la faranno franca, però è chiaro che il loro minimo errore deve essere utilizzato come elemento per procedere alla ricerca. Così come loro hanno cercato la persona truffata in maniera certosina per capire chi potevano truffare, chi aveva i soldi per poter essere truffato in quel momento. Il lavoro dell'avvocato, ma può essere anche il lavoro della parte, è quello, della parte truffata chiaramente, è quello di svolgere un lavoro certosino per riuscire a risalire alla persona, perché è un qualcosa che si può fare, chiaramente c'è bisogno di conoscenze, chiaramente c'è bisogno anche di conoscenze linguistiche, perché molto spesso queste persone che si nascondono dietro l'online, che si spacciano per persone italiane, molto spesso parlano anche bene oggettivamente la lingua italiana, operano dall'estero. Quindi si trovano informazioni se si cercano e nel momento in cui si trovano e si seguono delle direttive nel cercare queste informazioni, è chiaro che questa persona può essere trovata e nel momento in cui viene trovata rendiamo molto più facili le indagini ai pubblici ministeri, alla polizia postale, perché chiaramente sanno già dove andare a puntare. Perché penso è una cosa comune e la condividiamo ormai. Molto spesso abbiamo a che fare con denunce ormai quasi quotidianamente e il fai da te, soprattutto sulle denunce per truffa online, ormai sta determinando veramente una serie innumerevole di richieste di archiviazione, perché le persone non sanno come fare la denuncia, non riportano elementi interessanti alla denuncia e pretendono che la polizia postale o il pubblico ministero faccia tutto. Però è chiaro che se diventa molto difficile fare delle ricerche, diventa difficile per l'avvocato come è difficile per la polizia, però l'avvocato è retribuito per farla quella ricerca, la polizia è retribuita lo stesso, quindi spesso non le fanno queste ricerche. Allora è fondamentale mettersi con impegno e dare più elementi possibili all'organo inquirente, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria per fare le indagini, per Anche potersi perché muovere. una cosa è certa, il delitto perfetto non esiste. Il delitto perfetto non esiste, però chiaramente esistono i criminali bravi e i criminali che lasciano Ma tracce. per fortuna esistono gli avvocati più bravi dei criminali. Esistono gli avvocati che si impegnano nell'effettuare la ricerca e quelli che vogliono fare il compitino depositando e sperando che la polizia faccia le indagini. Però è chiaro che quando noi ragioniamo di grandi importi, la speranza che facciano le indagini non può essere il leitmotiv del procedimento, cioè non è che potete sperare che qualcuno recuperi i vostri soldi e quindi è chiaro, è sempre meglio mettersi, lavorare o rivolgersi a un professionista che lo faccia per voi. Adesso non vi tediamo ulteriormente su questo aspetto, anche se secondo me è fondamentale, e vi dico come siamo risaliti nello specifico a questo truffatore.
Allora, il primo dato dal quale noi siamo partiti è che questa persona, questo finto broker, ha contattato il nostro assistito attraverso Telegram. Noi sappiamo benissimo che Telegram è un tipo di applicativo che garantisce un forte anonimato. Questo perché? Perché Telegram è una società con sede a Dubai e molto spesso non collabora con le forze di polizia. Inciso. Proprio per questo noi abbiamo uno studio a Dubai. E anche questa è una delle ragioni per le quali noi chiaramente vogliamo andare a fondo alle cose e questo è un elemento che ci aiuta molto. In ogni caso, Telegram è una società con sede a Dubai e molto spesso non collabora con le forze di polizia, garantendo un anonimato quasi totale alle persone che operano su questa app di messaggistica. Allora che cosa succede? L'unico elemento che noi avevamo era il contatto di Telegram. Quindi nel momento in cui il cliente si rivolge a noi dicendo avvocato io ho il contatto di Telegram, è chiaro perché, che... Perché la truffa si è sviluppata su Telegram, perché il nostro cliente e il finto broker si messaggiavano non su WhatsApp ma su Telegram. Dunque l'unico elemento di partenza era appunto il contatto Telegram. Era appunto Telegram e questo mi faceva partire molto sfiduciato perché avendo esperienza ormai in questo settore so già che se avessi mandato una denuncia esclusivamente con il contatto di Telegram la procura l'avrebbe archiviata perché chiaramente ci sarebbero stati pochi elementi per poter lavorare, ovvero si sarebbero celati dietro al fatto che Telegram gli garantiva l'anonimato. Quindi è chiaro che il lavoro che deve essere fatto deve essere necessariamente un lavoro ulteriore. E quindi che cosa ho fatto? Ho visto gli ulteriori elementi che potevano emergere da Telegram. Quindi innanzitutto ho cercato questa persona su tutti i gruppi Telegram, ho letto tutte le chat in cui c'era questa persona sui gruppi Telegram ed era effettivamente una persona presente su Telegram, ma vi è di più. Abbiamo constatato che dalla bio presente su Telegram di questa persona vi erano degli elementi che lo collegavano a un'ulteriore pagina Telegram che era una pagina molto nota per essere ormai un metaverso, cioè queste realtà parallele nelle quali si acquistano beni. L'errore di cui vi parlavo. Ed è l'errore di cui mi parlava. Quindi è chiaro che la prima ricerca che noi abbiamo fatto è stata una ricerca puntata su questa pagina, ovvero sia su questo nuovo metaverso. La prima cosa che siamo riusciti a trovare, quindi siamo riusciti a risalire, è stato l'account Twitter di questa persona attraverso i vari gruppi di Telegram. Dall'account di Twitter, dove abbiamo riscontrato che aveva un nome utente del tutto simile quello che utilizzava su Telegram, abbiamo incominciato ad analizzare tutta la sua pagina di Twitter per verificare se anche lì avesse lasciato qualche traccia e siamo riusciti a scoprire da Twitter che questa persona lavorava per questo metaverso, per questa società che si occupa di metaverso. Allora chiaramente le ricerche a tappeto sono state fatte sulla pagina web di questa società che si occupa di metaverso e da lì siamo riusciti a verificare che un avatar presente su quella pagina aveva la stessa immagine, un'immagine molto simile a quella di questa persona sull'applicativo di Telegram. Hai matchato praticamente, sì. Hai confrontato. Ho confrontato. E ho riscontrato che aveva anche lo stesso nome, era un nominativo chiocciola e non dico il nome chiaramente, per ovvie ragioni, aveva lo stesso nome. Le ovvie ragioni sono chiaramente per non inquinare il lavoro della procura. È chiaro. È chiaro che se adesso raccontiamo tutti i dati, la persona magari, ovviamente, una su 100 vede il video, non succede, ma se succede noi non possiamo pregiudicare il nostro lavoro, dunque le indagini. In ogni caso, dopo che ho fatto questo tipo di lavoro, e ho scoperto questo avatar, sono arrivato da questa pagina, questa persona era uno degli sviluppatori di questo metaverso, sono arrivato al potenziale nome di questa persona, potenziale perché chiaro mi ponevo qualche dubbio che potesse essere realmente quello, mi sembrava tutto troppo bello di essere riuscito ad arrivare ad un nome, cioè da una pagina presente su Telegram arrivare a un nome mi sembrava già un grandissimo risultato, però il lavoro è stato fatto ulteriormente. Quindi da lì ho cercato tutte le conferme possibili. A quel punto, ricercando il nominativo di questa persona,
associando il nominativo di questa persona a questo applicativo del metaverso, siamo riusciti ad arrivare alla pagina LinkedIn di questa persona. E lì è stata l'illuminazione, perché attraverso la pagina LinkedIn di questa persona siamo riusciti a scoprire vita, morte, miracoli, lavoro, università, c'è un motivo, perché società. Chiaramente LinkedIn è un social, come sicuramente saprete, professionale, e chiaramente la persona cerca di dare più informazioni possibili attraverso questo social. È chiaro, ma cerca anche di avere credibilità in questo caso, giusto, sulla pagina web attraverso un profilo LinkedIn veramente strutturato, anche aperto. Questo caso, secondo errore del truffatore. Secondo errore, però è un errore veniale questo, perché chiaramente oltre a fare le truffe sicuramente coopererà realmente per questa pagina di metaverso, e quindi chiaramente ha anche lui interesse ad avere maggiore notorietà. Però essendo una persona, diciamo, che maneggia quotidianamente internet e computer, è chiaro che è una persona che facilmente può riuscire a fare una truffa online, perché ci sono persone che vi ingannano e che hanno la capacità di entrare direttamente sui vostri conti, vi mandano i link per entrare direttamente sui vostri conti. Quindi se una persona ha questo tipo di capacità, è chiaro che è una persona estremamente pericolosa. Comunque, bando alle ciance, da lì siamo arrivati al profilo di LinkedIn. Già LinkedIn era una conferma in relazione al nome di questa persona, perché è difficile, c'è poco interesse a che il nome di questa persona sia falso. Che se apro un profilo su LinkedIn e lo lascio aperto, significa che effettivamente è il mio nome. Però in ogni caso non potevamo fermarci lì come ricerche, avevamo bisogno di conferme. Le ulteriori conferme sono state dal profilo di Instagram di questa persona, e siamo sempre riusciti a trovare il profilo di Instagram di questa persona attraverso ricerche veramente complesse, in questo caso sono state molto più complesse le ricerche su Instagram, e del profilo di Facebook di questa persona. Chiaramente poi sono nate le comparazioni tra ciò che c'era scritto sul profilo di LinkedIn e ciò che c'era scritto sulla sua bio di Facebook. Quindi chiaramente tutte mi riportavano sempre il riferimento a questa pagina web del metaverso, che quindi lui operava come creator, project administrator di questa pagina web, e quindi è chiaro che tutti gli indizi convergevano su questa persona. Un autogol clamoroso, ma per di più, questa qua è stata qualcosa che quasi mi ha fatto sorridere, addirittura siamo arrivati a riscontrare la veridicità delle informazioni che lui metteva su LinkedIn. Lui ad esempio diceva che nel 2014 aveva lavorato come Marines per gli Stati Uniti d'America, abbiamo riscontrato che la sua pagina Facebook nel 2014 aveva inserito una fotografia sua con la divisa della Marina. Quindi chiaramente siamo riusciti a risalire a questa persona. Adesso che cosa succedeva? Mi mancavano però i dati sostanzialmente anagrafici, e anche in questo caso siamo riusciti a risalire. In questo caso ci abbiamo messo un po' più di tempo, abbiamo avuto la fortuna di avere la collaborazione di persone per bene che abbiamo trovato dall'altro lato, siamo riusciti addirittura a risalire ai dati anagrafici, perché come questa fa? Persona aveva lasciato chiaramente sul suo profilo LinkedIn i dati inerenti alla sua università e l'anno di corso. Quindi la prima cosa, sono andato sulla pagina dell'università e ho visto gli annuari dell'università per verificare se effettivamente questa persona avesse mai frequentato l'università, e lì ho avuto la certezza matematica del nome e del cognome. A quel punto ho fatto una richiesta all'università per verificare. L'università di dove? È un'università statunitense, in Florida. Quindi per questo prima dicevi che comunque bisogna avere le competenze linguistiche, anche linguistiche. Le lingue sono state fondamentali, perché tutti gli indizi erano tutti in lingua inglese, quindi se non avessi saputo l'inglese non avrei trovato un indizio. A quel punto abbiamo richiesto conferma all'università in relazione all'anagrafica di questa persona, e lì a quel punto si sono fermate le indagini, abbiamo collezionato tutti gli elementi di prova, li abbiamo racchiusi in una denuncia che abbiamo spedito direttamente alla Procura della Repubblica e alla Polizia Postale. Allora, a questo punto è chiaro che se noi avessimo fatto un semplice lavoro di riportare i dati che ci ha indicato questa persona e mandarli alla Procura, quindi una denuncia esclusivamente sulla base del profilo di Telegram, io avrei avuto il timore di essere andato incontro a un'archiviazione. Perché non so, non sono sicuro, non posso sapere perché non avrò mai la prova contraria, però non so se effettivamente la Procura della Repubblica si sarebbe dedicata
fino a questo punto al caso per individuare la persona. Ti do un dato che leggevo prima, che nel 2019 sono state 1.500.000 le denunce archiviate. Ma non perché, questo è un aspetto che voglio chiarire, le procure sono sfaticate e non vogliono lavorare, è perché alla base c'è un errore, quello di non fornire correttamente gli elementi a supporto della possibilità di individuare la persona e di individuare il denaro dove allocato. Quindi tutto sta nel redigere correttamente la denuncia e fare le investigazioni necessarie per individuare la persona, perché noi all'interno della denuncia abbiamo scritto URL del profilo di Facebook, profilo LinkedIn, profilo Instagram, annuario, risposta dell'università, in maniera tale che non dovranno fare altro individuare questa persona già individuata, ricercare questa persona e dire: guarda, vedi che tu sarai imputato in un processo per truffa, quindi restituisci i soldi alla persona, perché altrimenti ti arrestiamo. Anche perché poi, tu lo sai benissimo, tra Italia e Stati Uniti c'è una convenzione di cooperazione giudiziaria che consente la possibilità di arrivare ad arrestare questa persona, o quantomeno notiziarlo del processo che chiaramente è iniziato sulla base della nostra denuncia. Ma poi qui stiamo parlando di persone che sono dei truffatori professionisti, e riuscire a scoprire il truffatore professionista è un qualcosa per lui di drammatico, perché lui pensa di viaggiare nell'anonimato, di essere invincibile, cioè nel senso ne farà decine al giorno di queste truffe per importi molto alti. Vi posso garantire che si tratta di importi molto alti. Queste sono persone che sono capaci di guadagnare con le truffe online. Guadagnare è una parola sbagliata, di rubare attraverso le truffe online anche svariate centinaia di migliaia di euro al mese. Quindi capiamoci, cioè stiamo parlando di truffe che possono essere anche a livello di milioni di euro all'anno. Diciamo questo perché sempre in base ad alcune indagini che abbiamo fatto con riferimento ad altri assistiti, abbiamo trovato dei conti sui quali giacevano milioni di euro. Milioni di euro, tutti i proventi di piccole truffe, di grandi truffe, però è chiaro che sono soldi, e per loro che viaggiano nell'anonimato, sperando che non si facciano indagini da un punto di vista internazionale, è chiaro che per loro diventa una manna dal cielo le persone che ci cascano nella truffa. Sì. E andare a fare una denuncia senza costrutto, cioè senza indicare elementi veramente fondamentali per poter dare il là ad un'indagine, è chiaro che può prestare il fianco ad una facile richiesta di archiviazione, sulla quale poi dovrà intervenire un avvocato eventualmente con un'opposizione alla richiesta di archiviazione, ma anche là, senza indagini, sarà difficile convincere il GIP in relazione ad ulteriori indagini da fare da parte della procura. Infatti le persone spesso partono scoraggiate quando la truffa si materializza all'estero, dicendo: vabbè, quanto lo trovi? Invece no, quando poi ti affidi a uno studio internazionale che sa che ci sono dei meccanismi di cooperazione internazionale attraverso i quali è possibile assolutamente sia ritrovare la persona che ritrovare il denaro, perché ci sono delle rogatorie internazionali. La rogatoria è un meccanismo attraverso il quale lo Stato italiano, i magistrati italiani chiedono ai magistrati statunitensi o di altri paesi di effettuare quel tipo di attività per individuare sia la persona che dove ha allocato il denaro. Quindi questo non vi deve scoraggiare, perché altrimenti sarebbe troppo facile, no? Io faccio il truffatore, faccio le truffe dall'estero e sono tutelato in tutto e per tutto. Invece no, la legge non è stupida, gli stati si sono accordati proprio per porre fine a quello che è il crimine transnazionale. In questo caso loro, l'ho detto, sono convinti di viaggiare nell'anonimato più totale e che resterà impunito il loro crimine, perché operano all'estero, perché in effetti sembra tutto più difficile riuscire a punire in Italia un reato commesso all'estero. Però in realtà non è così, non c'è l'impunità totale di queste persone. Chiaramente c'è l'impunità totale nella misura in cui si danno pochi indizi per operare. A quel punto, ve lo dico già, si è perso il denaro. A quel punto mettetevi l'anima in pace, si è perso il denaro. Però chiaramente un'indagine già indirizzata verso la procura, quindi dove la procura deve soltanto avere conferma delle circostanze che voi avete riportato, è sicuramente un tipo di lavoro che può essere premiante per l'individuazione dell'effettivo responsabile del reato.
Che poi i dati sono due, che si devono verificare in una truffa online: individuare il responsabile del reato, ma il secondo è individuare i soldi. Anzi, alla persona truffata interessa più individuare i soldi che individuare il responsabile del reato. E questa poi è il cruccio che ci viene molto spesso nelle truffe online, che si basano sulla base di bonifici effettuati all'estero, dove effettivamente si dovrebbe richiedere immediatamente il blocco di soldi. Anche perché ci sono delle normative bancarie che lo prevedono. Sì, anche ad esempio in Europa è molto più semplice perché c'è l'ordine di indagine europeo. La cooperazione giudiziaria in Europa è molto più snella, no? In virtù della comunità europea. Ma comunque vi terremo aggiornati su questa vicenda. Vi terremo aggiornati per vedere gli esiti di questa vicenda. Sì, seguiteci. Siamo tutti molto curiosi di vederle. Seguiteci sui social. Io ringrazio l'avvocato Ismaele Bracaccio sia per la diretta sia per il lavoro stupendo che fino adesso ha condotto. Un saluto al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi.